del mondo. Non è meraviglioso? E guarda tutti i luoghi che si possono chiamare casa. Ville da sogno, castelli tra le nuvole e bungalow sulla spiaggia. Su Airbnb puoi prenotare e soggiornare dove preferisci, a un prezzo adeguato alle tue tasche. È facile. Inserisci la tua destinazione, le date del tuo soggiorno e scegli tra migliaia di sistemazioni. Decidi tra avere una camera o l'intera casa. Puoi comunicare con il tuo host prima del viaggio ed essere sicuro di non incontrare uno sconosciuto. E potete entrambi lasciare una recensione sul tuo soggiorno. Sentiti a casa ovunque nel mondo. Belong Anywhere con Airbnb. Non salgo. Una breve esperienza lavorativa in Danimarca, torna in Italia e si appassiona al mondo delle start-up. Nel 2010 scopre Airbnb e inizia a ospitare e a viaggiare utilizzando il servizio. Dal 2011 collabora con il team che organizza il lancio del primo ufficio europeo di Airbnb a Berlino e nel 2012 insieme ad Andrea Lamesa apre la sede italiana a Milano. Il country manager di Airbnb per l'Italia, Matteo Stefanelli. Grazie, mi sentite? Eccoci qua. Grazie Giancarlo per l'intro. Ecco la presentazione. Allora, ricordo il primo anno che siamo venuti qui al BTO, e insomma è stato 2 anni fa, era il nostro primo anno ufficiale in cui eravamo in Italia, abbiamo aperto un ufficio nel 2012 e ovviamente la situazione era molto diversa perché eravamo in una saletta piccolina, le domande che ci venivano fatte erano soprattutto di natura tecnica, quindi come funziona Airbnb, come funziona questo e quest'altro. Adesso moltissimi conoscono Airbnb, sapete che insomma sta andando molto bene, vi racconterò meglio tutto quanto, ma partiamo dalle nostre radici. Airbnb nasce in questo appartamento a San Francisco nel 2007, da un'idea dei due founder, Brian Chesky e Joe Gebbia. Brian e Joe vivevano in questo appartamento, si erano trasferiti a San Francisco perché volevano lanciare insieme un'azienda, una startup. Non avevano ancora idea di che cosa avrebbero fatto, però mentre sono lì a San Francisco c'è un imprevisto, c'è un problema, perché il prezzo dell'affitto della casa che loro avevano va su del 20%, la proprietaria innalza il prezzo dell'affitto e quindi sai, quando sta cercando di lanciare un'azienda ci sono due modi per definirsi. Il primo è imprenditore, che ovviamente è molto, molto bello, oppure l'altro è una persona che non ha un lavoro, perché purtroppo la verità è che non hai tanti soldi a disposizione neanche per pagare un affitto. Se poi l'affitto va su del 20%, ti ritrovi con un problema. L'appartamento era questo qui, era abbastanza grande come potete vedere e allora a Brian e Joe viene un'idea. Nello stesso periodo, anzi di lì a 2 settimane, a San Francisco ci sarebbe stata una conferenza di design molto importante e la città sarebbe stata completamente overbooked, completamente prenotata, non si trovava insomma posto per dormire. E allora Brian e Joe guardano al loro appartamento e dicono: in realtà noi abbiamo posto qui, abbiamo posto qui, abbiamo posto qui. Perché non ospitare i designer che vengono a San Francisco, che non stanno trovando un posto dove dormire perché gli hotel sono tutti pieni, nel nostro appartamento? E allora nasce l'idea di Airbnb. Loro creano un piccolo sito che si chiamava airbedandbreakfast.com, comprano dei materassini ad aria gonfiabili, li mettono in questi luoghi che avevano a disposizione e nel giro di pochissimo arrivano le prime richieste da parte dei viaggiatori. Però i viaggiatori che arrivano in casa non sono quelli che loro si aspettavano, non sono giovani, insomma, con lo zaino in spalla che sarebbero stati un po' disposti ad arrangiarsi, ma sono dei designer di una certa età, insomma, adulti, e quindi lì
capiscono qualcosa, c'è il primo momento di illuminazione, dicono: ma forse quest'idea di ospitare in casa e di offrire ospitalità da designer a designer e quindi di creare anche una connessione sociale con le persone che ospitiamo è qualcosa di più che semplicemente un'idea per, insomma, pagare l'affitto. Potrebbe essere qualcosa di più, potrebbe essere un'azienda. E da lì la nostra community, la community di Airbnb, è cresciuta tantissimo. E andiamo a vedere che cosa è diventata oggi. Nel 2009 era possibile affittare con Airbnb un appartamento soltanto negli Stati Uniti, praticamente, e nelle due città principali, a San Francisco e a New York. Pian piano, col passare degli anni, come potete vedere, la community è cresciuta molto e siamo arrivati oggi ad avere 2 milioni di annunci messi a disposizione dagli host di Airbnb, un business, un'azienda che ha il 50% degli annunci, delle sue prenotazioni anche in Europa, quindi fondamentalmente un business europeo, un'azienda europea, e quindi una community che ormai è diventata una community globale. Stiamo parlando di 17 milioni di viaggiatori che soltanto quest'estate hanno dormito su Airbnb, stiamo parlando di un totale di 60 milioni di persone che hanno alloggiato negli spazi messi a disposizione dalla community di Airbnb. E allora parliamo di come sta andando in Italia, come va la community italiana. La community italiana è molto molto forte. Parliamo di 5 milioni di viaggiatori che hanno soggiornato negli spazi messi a disposizione in Italia, 190.000 sono gli annunci, l'età media per i viaggiatori è di 34 anni, per gli host di 42. L'Italia, con questi dati che vedete qui, si configura come il terzo paese al mondo su Airbnb. Quindi non siamo in coda, come a volte succede, ma siamo davanti a tanti altri. Al momento siamo secondi soltanto a Stati Uniti e Francia. Quindi un successo abbastanza importante. Andiamo a vedere chi sono questi host e che cosa condividono. Stiamo parlando di, per quanto riguarda il 92% dei casi, il 92% degli host, di persone che mettono a disposizione uno o due annunci. Quindi spesso una prima o una seconda casa. Stiamo parlando, nel caso di persone che condividono molti annunci, quindi più di 100 annunci, soltanto dello 0,5%. Quindi un host ogni 200, in una percentuale molto piccola, condivide molto annunci, ma il nostro DNA è fatto da host, la nostra community è fatta da host che condividono uno o due annunci nel 92% dei casi. E allora, come mai questo è successo in Italia? Perché sta andando così? Analizziamolo guardando i dati italiani rispetto alle prime e le seconde case. Per quanto riguarda le prime case, gli italiani nel 67% dei casi posseggono una prima casa. Questi sono gli italiani che posseggono, hanno proprietà di una prima casa. E se andiamo ad analizzare queste persone, il 62% di queste appartengono ad una classe di reddito medio-bassa, che stiamo parlando di impiegati, pensionati o operai. Quindi, per quanto riguarda la condivisione della prima casa, sicuramente Airbnb e l'home sharing applicato, la sharing economy applicata alla prima casa, può essere un grande potenziale perché può contribuire ai guadagni di queste persone che, nella maggior parte dei casi, come abbiamo detto, appartengono a delle fasce medio-basse di reddito. Se guardiamo le seconde case, l'Italia ha 3,5 milioni di seconde case e nell'85% dei casi queste case non sono affittate. Quindi sono praticamente le case che gli italiani hanno per andare in vacanza o che magari hanno ereditato, eccetera. E anche qui allora ha perfettamente senso, considerando quanto ovviamente una casa possa costare, una seconda casa possa costare in termini di tasse e manutenzioni, ha perfettamente senso, visto che non sono affittate, condividerle con una piattaforma come quella di Airbnb. Però ora vi ho raccontato, sostanzialmente vi ho dato i dati più importanti. Ma cos'è che rende differente Airbnb? Che cos'è che ci rende un servizio diverso, innovativo, eccetera? Vediamolo attraverso un video che racconta chi sono i nostri host, perché la community è il fattore distintivo più importante per noi.
Fin dal primo incontro cerco di fare sentire gli ospiti a proprio agio, come se si trovassero a casa propria. È stato così anche con Elizabeth. Come la maggior parte dei miei ospiti, veniva da lontano, da Washington, ma fin dall'inizio siamo entrate subito in sintonia. E così ho pensato ad un modo per favorire questa fusione di culture diverse. Una libreria dove gli ospiti possono prendere un libro e lasciarne uno dei propri. È anche un'occasione per lasciare una traccia del proprio passaggio. La casa si trova nella zona Isola, ma vicinissima a Porta Nuova, dove si trovano moltissimi esempi di architettura contemporanea. Da qui, ad esempio, si vede il bosco verticale. Inoltre, da questa zona si può partire a piedi alla scoperta di Milano. Io aiuto sempre i miei ospiti a scegliere gli itinerari giusti, fornendo anche consigli sugli orari migliori per scattare le foto. Milano è una città in continua evoluzione. È importante per un guest avere una guida sempre aggiornata. Io disegno a mano per loro delle mappe che lascio a disposizione. Per me la ricompensa più bella è leggere quello che i guest scrivono sul libro degli ospiti. La frase che ha lasciato Elizabeth mi ha veramente commosso. Lei ha scritto: "Dal primo momento in cui sono arrivata mi sono sentita un'amica e non una semplice ospite". Io sono Marina e sono un host Airbnb. Come avete potuto vedere, Marina, l'host su Airbnb, è quella la caratteristica fondamentale, la distingo fondamentale, che rende l'esperienza Airbnb unica, cioè l'host, la persona che ti ospita. Prendiamo qualche altro esempio. Veniamo qui in Toscana. Questo è un appartamento, una piccola villetta condivisa a Bagno a Ripoli. Bagno a Ripoli, come saprete, è un piccolo comune nella provincia, in Toscana, a 20 km da Firenze. In questo caso Tommaso condivide una sua casa che, come potete vedere, è la sua seconda casa, perché sostanzialmente dentro ci sono le sue cose, ci sono i suoi libri, probabilmente ci va lui in vacanza quando la può utilizzare, ma siccome purtroppo non possiamo essere sempre in vacanza, quando non viene utilizzata viene condivisa su Airbnb. Bagno a Ripoli, tutto sommato, è abbastanza vicino a Firenze, quindi come potete vedere è molto importante avere la possibilità di condividere uno spazio che sia fuori dal centro abitato, ma che sia poi possibile visitare Firenze approfittando di tutti questi comuni che ovviamente sono nella fascia vicina alla città. Firenze è un comune molto piccolo, tutto sommato. E quindi è qui la potenzialità della piattaforma. Ad esempio, però, l'altro punto importante è che Tommaso racconta ai suoi viaggiatori, questa è una mappa che lui ha creato, che ci sono una serie di attività commerciali che lui suggerisce, ci sono una serie di ristoranti, e quindi è vero che chi dorme a Bagno a Ripoli non dorme a Firenze e quindi in qualche modo alleggerisce il peso dell'ospitalità verso la città. Ma il beneficio economico però di questi viaggiatori si spalma poi su tutto il territorio e il fatto che l'host ti suggerisca dove andare e cosa fare è molto importante. Fondamentale però, e questa è una domanda ovviamente sempre molto presente, ma come facciamo ad andare a dormire a casa di un estraneo? Se pensate nella realtà, quanto tempo ci vuole? Da quando conoscete una persona fino a quando questa persona vi ospita a casa sua e magari addirittura dormiate a casa sua? Beh, ovviamente ci vuole un periodo di tempo abbastanza lungo. Ecco, con Airbnb questo si riduce a pochi click. Ma come è possibile? È possibile perché uno dei principi fondamentali della sharing economy e delle piattaforme che si basano su questo è la reputazione che ognuno, che ogni host, ogni viaggiatore va a costruire sulla piattaforma. Queste sono le recensioni che Tommaso ha. Come potete vedere ci sono una serie di parametri e le stellette indicano il livello di gradimento che i viaggiatori hanno trovato nel soggiornare a casa di Tommaso. Stessa cosa vale per Tommaso perché anche lui recensisce il viaggiatore, cosa che purtroppo non è sempre vera in altre situazioni. Quindi anche qui
è reciproca la creazione di reputazione sia da parte del viaggiatore sia da parte dell'host. È interessante andare a vedere che un piccolo comune come Bagno a Ripoli, se andiamo a vedere soltanto le ultime recensioni che Tommaso ha, se andiamo solo a prendere le ultime 20, andiamo a scoprire come i viaggiatori che hanno dormito lì a Bagno a Ripoli nella sua casa provengono dall'Australia, da Hong Kong, dalla Colonia, dalla Florida, dalla Francia, da tutte le parti del mondo. Quindi attraverso una piattaforma tecnologica che crea una reputazione, persone da qualsiasi parte del mondo possono dormire in un piccolo comune della Toscana e possono in qualche modo fidarsi di avere una buona esperienza perché possono fare una scelta informata, perché hanno una reputazione, perché hanno delle recensioni. Prendiamo un altro esempio, Civita di Bagnoregio. Civita di Bagnoregio è famosa per due motivi. È un piccolo comune del Lazio. Il primo motivo per cui è famosa è perché viene definita la città fantasma. È una città disabitata, non ci vive più nessuno, perché ovviamente è molto isolata da tutto il resto. L'altro motivo per cui è famosa lo vedete direttamente dalle foto. Questo è un luogo, come dire, quasi una favola. È un luogo straordinario, fantastico. Per arrivarci bisogna attraversare un piccolo ponticello di cemento armato. Io non ci sono mai stato, ma mi piacerebbe andarci, se ce la faccio questo weekend ci vado, visto che c'è il ponte. E se riusciamo a valorizzare questi piccoli tesori che abbiamo nascosti, probabilmente in Italia riusciamo in qualche modo ad esplodere il potenziale turistico del nostro paese. A Civita di Bagnoregio si può dormire con Airbnb. Sono circa 10 appartamenti messi a disposizione. Qual è la cosa straordinaria? Che tutto ciò non costa nulla alla città Civita di Bagnoregio, non costa nulla allo Stato, le case sono già lì, sono vuote e ci si può dormire perché molte persone le stanno mettendo a disposizione su Airbnb. È una casa, questa che vi ho mostrato è una casa molto bella, ma il luogo è fantastico e straordinario, anche se fosse una casa estremamente umile sarebbe già straordinario dormirci. E questo è Travel and Leisure, che probabilmente conoscete, è una rivista molto importante negli Stati Uniti, che racconta come nella ghost town, nella città fantasma, si possa dormire con Airbnb, come dicevo prima, il tutto a costo zero, visibilità internazionale per un luogo che altrimenti diventerebbe, come dire, dimenticato. E allora qual è il nostro impatto? Qual è l'impatto di questa nuova tecnologia? Qual è l'impatto di questo nuovo modo, insomma, di offrire beni e servizi che è la sharing economy applicato alla condivisione della casa? Qual è il nostro impatto sulle città? Questo è New York. New York è quello che vedete e sono le location, i luoghi dove sono presenti degli hotel. Vedete da voi che sono tutti concentrati nella zona centrale di Manhattan, quasi non ce ne sono nel New Jersey e ce ne sono pochissimi nella parte di Brooklyn. Quindi non si può dormire lì. Questi sono gli annunci messi a disposizione su Airbnb a New York. Come potete vedere sono fuori dal centro, sono in quartieri meno turistici, c'è proprio una sovrapposizione dove non ci sono degli hotel. C'è la possibilità di dormire a Brooklyn, c'è la possibilità di dormire nel New Jersey, c'è la possibilità di dormire nella zona sud e quindi abbiamo creato ospitalità. Abbiamo creato accoglienza, abbiamo creato strutture di ospitalità a costo zero. E non soltanto però a costo zero, quali sono i vantaggi? Che cosa scopriamo? Che cosa possiamo imparare da questo? E come collaboriamo con le città? Queste che vedete qui sono solo alcune delle città che in qualche modo hanno in maniera insomma aperta, in maniera favorevole, ha accolto i principi della sharing economy e ha accolto Airbnb. La Francia è forse l'esempio che più conosciamo, che più ci è vicino, perché la Francia è Parigi, è un luogo estremamente turistico, il primo paese al mondo per arrivi turistici, e la Francia ha creato una legislazione molto favorevole nei confronti di chi condivide casa, ha messo delle regole molto chiare, ha messo dei paletti, ha dato dei limiti, ha detto se questa è la tua casa, e quindi lì ci vivi per la maggior parte del tempo, allora puoi condividerla e non hai degli obblighi tutto sommato pesanti.
Certo, se poi condividi la tua casa per la maggior parte del tempo, per più di 8 mesi, beh, allora ti configuri più come un professionista e quindi hai degli obblighi differenti. Stesso ragionamento è stato adottato ad Amsterdam. A Londra addirittura è stato introdotto si è fatto un passaggio in più, si è detto: se nel condividere casa guadagni fino a 11.000 euro circa, sei praticamente in una zona che non ha nessuna tassazione. Perché il principio introdotto è: la casa ha tantissimi costi, quindi finché tu non superi una certa soglia di guadagno, quello non è un guadagno, ovviamente condividendo la casa. Ma veniamo all'Italia. Parliamo del framework che stiamo adottando nella collaborazione delle città e poi farò l'esempio di Milano, di Firenze e di altre città in Italia. Innanzitutto, prima di poter fare qualunque cosa, quello che noi auspichiamo è che ci sia un dibattito aperto, pubblico, per la comprensione del fenomeno. Un dibattito che, se viene polarizzato soltanto dalla contrapposizione di interessi economici e quindi dalla contrapposizione di categorie differenti, purtroppo rischia di perdere tutto quello che in realtà la sharing economy può portare di contributo alla città, ai territori. Quindi il nostro invito è quello di uscire da questa polarizzazione, di liberarci un po' da questo fardello e di guardare insieme, collettivamente, pubblicamente, a quali possono essere i vantaggi. Detto ciò, poi c'è un riconoscimento del fenomeno che ovviamente ha una parte regolamentativa, legislativa, quindi la creazione di nuove leggi, nuove regole per riconoscere il fenomeno. Dopo essere stato riconosciuto, ovviamente introduce, queste regole ovviamente introducono, degli obblighi, ben venga, ma che ovviamente devono essere commisurati al tipo di attività. Commisurati perché non possiamo dare gli stessi obblighi che ha un'attività professionale a una persona che vuole condividere occasionalmente una stanza all'interno della sua casa. Sarebbe come dire: vietiamogli di farlo. E quindi gli obblighi devono essere commisurati, adeguati. Se guardiamo un attimo all'esempio di Milano. Milano ovviamente ha avuto un evento molto importante come quello di Expo, che ha ovviamente accelerato tutto il processo. A Milano si è avviata già dall'anno scorso una certa discussione su quello che riguarda la sharing economy. Una delibera di indirizzo politico, ovviamente, approvata dal Consiglio Comunale nel dicembre dello scorso anno, ha dettato quella che è la linea politica che la città vuole seguire. E citando le parole di questa delibera, quello che dice è: la sharing economy è qualcosa di positivo per la città e deve diventare un'abitudine per i milanesi. Questo è quello che il Consiglio Comunale ha sancito come indirizzo politico. Dopo questo passaggio si è avviata una discussione pubblica perché ci sono stati esperti internazionali che sono venuti a Milano e a cui noi anche abbiamo in qualche modo favorito a creare questi eventi e queste discussioni. BTO oggi in questa occasione è anche una di queste. E dopo aver fatto questo si è passati all'aggiornamento normativo. La Regione Lombardia, soltanto a settembre di quest'anno, ha approvato una regolamentazione che mette ordine, che stabilisce delle regole precise e che dice: se condividi una prima, una seconda casa, fino a 3 case, ti configuri come una casa vacanza non professionale. Hai soltanto 3 obblighi. Il primo è quello di comunicare che tu esisti attraverso un'autodichiarazione, quindi molto semplice. Il secondo è quello di comunicare, obbligo già esistente, i viaggiatori alle autorità, ma nel farlo ovviamente è necessario farlo in un modo semplice. E quindi c'è un sito a cui viene dato accesso anche ai privati che condividono casa, non solo ai professionisti. E dall'altro lato c'è obbligo ovviamente, chiaro, una volta chiarita la legge, di pagare la tassa di soggiorno. E come sapete, e magari ne parleremo anche nel Q&A se ci sarà modo, a Parigi stiamo già raccogliendo la tassa di soggiorno e la versiamo al comune, e quello che stiamo cercando di fare è di estendere questo processo dovunque possibile. Ma, molto importante, poi andare a vedere, oltre alla regolamentazione, cosa c'è di più. E allora soltanto un mese fa, no neanche, 2 settimane fa, abbiamo firmato una partnership con la città che dice: dopo tutto questo processo, Cosa possiamo avere dalla sharing economy di impatto positivo per la città? E quindi parliamo di alfabetizzazione digitale per le categorie più svantaggiate attraverso la sharing economy, attraverso una piattaforma come Airbnb. Parliamo di supporto per gli eventi e di condivisione
dei dati sul turismo, dei dati sui flussi, perché poi è vero, insomma, abbiamo tantissimi annunci in zone dove non ci sono hotel, fantastico, però poi queste zone allora devono essere, probabilmente bisogna rafforzare i servizi, probabilmente bisogna rafforzare tutta una serie di cose, e allora il nostro ruolo è quello di condividere più dati per informare le scelte del regolatore. Ma questo ovviamente è un format che stiamo seguendo con tutte le città. Firenze sta accelerando tantissimo su questo tema, lo avrete letto sui giornali, come sapete c'è una propensione positiva verso il fenomeno, c'è voglia di comprenderlo, in qualche modo di trovare il giusto modo per avere un impatto positivo, e quindi è fondamentale andare a vedere le diverse esigenze dei territori, e il nostro approccio di solito è proprio questo, di rapportarci in maniera aperta, di confrontarci con il regolatore, con gli amministratori, per capire quali sono le esigenze della città e poi andare ad impattare con la nostra piattaforma. Le esigenze di Firenze sono molto diverse da quelle di Milano. Firenze è una città piccola come centro abitato, come popolazione, ma che ha un flusso straordinario di turisti. E quindi una forte necessità che l'amministrazione ci ha raccontato è quella in qualche modo di decentralizzare i flussi. E allora cosa può fare Airbnb su questo? E se si dorme a Bagno a Ripoli, poi come si arriva a Firenze? E quindi quali servizi dobbiamo implementare? Questo è il dibattito in cui siamo coinvolti. E c'è una straordinaria accelerazione sia di Firenze, sia dalla Regione Toscana, che con noi ha aperto un dialogo molto aperto e molto disponibile. Roma ha un evento impellente, un evento molto importante, è quello del Giubileo. E allora a Roma siamo seduti con la prefettura da prima dell'estate per ragionare su come la nostra community, che a Roma ha più di 18.000 annunci, possa ospitare le famiglie che arriveranno a Roma per il Giubileo nella maniera più sicura possibile però. E quindi anche lì, anche in quella regione, dare accesso al sito per comunicare i viaggiatori che soggiorneranno in questi appartamenti. E quindi dibattito con la prefettura. Venezia forse è una di quelle città che non ha bisogno di più turismo, anzi, ha bisogno, e questo ce lo comunica ovviamente l'amministrazione, ha bisogno di turismo più responsabile, ha bisogno di turismo più sostenibile per la città. E allora cosa può fare Airbnb? Beh, forse può comunicare ai viaggiatori che ci sono delle norme di comportamento, che ci sono delle buone prassi, che ci sono delle attenzioni da avere, perché sennò, diciamo, lo stress da turismo per Venezia diventa insostenibile. E quindi, come avete capito, il nostro ruolo è quello di interfacciarci col regolatore, con le amministrazioni, per capire sicuramente di che cosa stiamo parlando, sicuramente per creare delle regole, ma poi qual è il potenziale? Qual è il potenziale di tutto questo? E allora ogni città ha una risposta diversa. E allora qui chiudo tornando ai nostri valori. Cosa vogliamo fare? Cos'è che in qualche modo ha guidato lo sviluppo di questa community e di questa azienda? Beh, quello che noi vogliamo fare innanzitutto è connettere le persone con altre persone quando visitano un luogo. Non c'è niente di più brutto che andare in un luogo e non sentirsi a casa, non sentirsi parte di esso, sentirsi isolati. Noi vogliamo connettere le persone, le vogliamo connettere ai quartieri, alle città, anche a quei quartieri che non hanno un'ospitalità tradizionale, perché no? Questo può essere un vantaggio per la città. E lo vogliamo fare per creare un mondo, questo è il nostro obiettivo, dove le persone si sentono a casa, dovunque vadano. Questa è la nostra missione. Grazie Matteo. Siedi sulla sede rovente. Perfetto. Chiamo il talk back per Airbnb. È stata direttore del Water Credit alla water.org, dove ha guidato le innovative iniziative incentrate sulla creazione di un mercato sostenibile in tutto il mondo in via di sviluppo. April è oggi Chief Strategy Officer del Collaborative Lab, la principale fonte di competenze per quelle aziende e governi che vogliono abbracciare l'economia collaborativa. È a capo del progetto Shareable Cities e Young Global Leader al World Economic Forum, dove dirige lo Sharing Economy Working Group. April Rin. E chiaramente avremo anche un po' di domande da parte del nostro expert table, che ho visto ha preso molti appunti sull'intervento di Matteo. A voi. Sì, va bene. E, wow, buongiorno a tutti.
Sono molto lieta di stare qui con te, Matteo, e parlo italiano, ma lo capisco senza problemi. Faccio un po' un misto di lingue qui, se non so la parola in italiano parlerò in inglese. Comunque, allora io lavoro come contesto, lavoro nella sharing economy sul livello globale e andando attraverso i settori e le attività. Quindi mi interessa molto quello che sta facendo Airbnb ed anche cosa vediamo nei settori di trasporto, di attività, di mangiare e così. Devo chiederti, Matteo, noi vediamo la crescita di Airbnb, vediamo la crescita di tante piattaforme nella sharing economy. Chi è o chi sarà il meno colpito, il meno toccato di questo fenomeno? E perché? E dove vedi le cose andando? Il futuro, non solo di Airbnb, ma queste connessioni, diciamo. Beh, è difficile dirlo perché non sappiamo, insomma, come si evolverà la sharing economy, non sapremo quali sono i campi in cui si svilupperà. Però se prendiamo l'approccio dell'essere colpiti è già qualcosa di negativo, no? Significa che c'è qualcosa di cui dobbiamo avere paura. Ma se andiamo a scomporre la sharing economy nei suoi principi, se andiamo a vedere un po' alla fine di che cosa stiamo parlando, perché sotto sharing economy rientrano tantissime cose, cose che sono più o meno attinenti poi anche alla sharing economy stessa. I principi quali sono? Da un lato abbiamo quel discorso della fiducia, quindi la creazione della reputazione, che significa massima trasparenza sulle esperienze che io ho quando utilizzo un bene o un servizio. Il secondo principio è quello della community, quindi un incremento di interazioni tra le persone e una maggiore collaborazione tra di esse. Se già guardiamo soltanto questi due, ci rendiamo conto di come questi due fattori possono entrare in qualsiasi business, anzi, diciamo che chi li sta già utilizzando, anche insomma, nell'hotelleria tradizionale, in tantissimi business, in qualche modo sta, come dire, sta vincendo, sta facendo bene. Quindi il punto è, probabilmente possono beneficiare tutti della sharing economy, ci saranno ovviamente dei business dove sarà meno attinente, ma se hai a mente quali sono i principi, in fin dei conti stai solo parlando di come si è evoluto il mercato negli ultimi 3, 4, 5 anni, 10 anni, e allora se c'è un'azienda che ignora questi principi, beh, quello è un rischio molto forte, cioè non sarebbe un'azienda che in qualche modo è restata indietro, e quindi questo non è auspicabile. Bene, e volevo dire all'inizio anche, se a voi interessa questo tema della sharing economy, infatti io vado a dare un'altra presentazione alle 14, non mi ricordo bene quale sala, ma parlando di come la sharing economy in totale sta toccando, diciamo, il turismo. Bene, un dato molto interessante per me era i numeri di host con uno o due listings, mentre questo 0,5% con più di 100. Ci puoi spiegare un po' di questo 0,5% di persone? Chi sono e cosa fanno e come, non solo come trovano Airbnb, ma come sono, come comunità, come un demographic? Allora, innanzitutto stiamo parlando, come avete visto, di una fascia molto molto piccola. E qual è il rischio ovviamente? Se questa fascia diventa molto grande, in qualche modo cambia il nostro DNA, come abbiamo detto prima. Ma siccome stiamo parlando dello 0,5%, pensiamo che questo sia un pericolo insomma, molto lontano da quello che siamo oggi. Queste sono, nella maggior parte dei casi, aziende perfettamente legittime. Perché stiamo parlando, se andate a prendere i profili, perché tutto sommato li potete trovare molto facilmente, stiamo parlando di business legittimi che sono soggetti agli stessi principi a cui è soggetto il privato che mette a disposizione casa sua. Perché sulla nostra piattaforma la qualità, la reputazione che ti costruisci, il dettaglio, la precisione con cui hai inserito l'annuncio, l'esperienza che offri, sono fattori validi per tutti. Sulla nostra piattaforma alcuni dei nostri host sono, abbiamo delle aziende che sono a Milano,
le potete incontrare. Su Airbnb c'è Aldis, c'è insomma Rentopoli, ce ne sono tante che affittano, in qualche modo offrono i loro spazi su Airbnb. Ci potete andare a parlare, li potete intervistare e andrete a vedere che siamo molto attenti nel vedere chi sono e come si comportano, perché ovviamente hanno un impatto sulla nostra piattaforma. E quindi vedrete, se ci andate a parlare, che in tantissimi casi abbiamo invitato loro a venire in ufficio per parlare, per raccontarli, abbiamo fatto un training ai loro account manager per dirgli: guarda che questo Airbnb è diverso da quello che magari di solito fai. Però poi abbiamo visto che hanno recensioni ottime. Se non ce le hanno, vanno giù nella graduatoria. Quindi in qualche modo non sentiamo il rischio di perdere la nostra identità. Dall'altro lato è fondamentale però un passaggio: dove possiamo fare meglio? Allora, oggi sul profilo di una persona che ha tanti appartamenti vedi scritto che è un'azienda, che è un property manager, eccetera, e anche quale azienda è. Però in qualche modo, come dire, non è sufficiente, potremmo fare ancora meglio. Perché è fondamentale sapere quando tu vai a casa di una famiglia che ti ospita in una stanza, o quando tu vai a casa, quando affitti un appartamento che è condiviso da un'azienda. Sono lo 0,5%, però insomma, ovviamente è fondamentale per il consumatore, visto che abbiamo parlato di trasparenza, sapere se sono a casa di una famiglia, se sono a casa in una seconda casa, come abbiamo visto, di Tommaso, eccetera. E allora lì stiamo lavorando e stiamo cercando di inserire delle categorie per essere ancora più espliciti, per dire: ben venga, se vuoi stare a casa di un professionista non c'è nulla di male, visto che ha delle recensioni positive, che perché se non le ha sarebbe stupido starci, però è giusto che tu lo sappia, quindi massima trasparenza. Stiamo lavorando, presto avremo insomma una soluzione per questo. Ora già comunque lo vedi, che nel profilo c'è scritto. Interessantissimo, grazie. Cambiando un po' strada, io lavoro molto con le città dappertutto il mondo, guardando la sharing economy come uno strumento di pianificazione urbana, non solo parlando del turismo, ma parlando del come la gente può risparmiare soldi, come si può avere le città più sostenibili, eccetera, eccetera. E da un lato devo dire che le città dappertutto il mondo hanno questi problemi, diciamo, di problemi normativi, problemi di policy, di legge, così, e anche qui in Italia. Ma allo stesso tempo vedo, come dicevi tu, che le città vedono come la sharing economy può aiutare la città a raggiungere i suoi obiettivi, ma anche aiutare i residenti. E qui parlo un po' di Airbnb e un po' d'Italia, ma quando vedo le opportunità, ma anche alcuni rischi, anche più che altro gli unknowns, le cose sconosciute o che stiamo imparando mentre la sharing economy cresce, mi piacerebbe molto sapere, nella tua opinione, ci sono, non so, uno, due, tre città, regioni, posti, luoghi qui in Italia dove vedi potenzialmente più opportunità, forse che non è stato ancora esplorato, che dove c'è, abbiamo parlato ovviamente un po' di Firenze e forse c'è di più, ma quando vedi la crescita nazionalmente, ci sono posti, luoghi dove vedi più potenziale? Ma io credo che l'Italia sia, come dire, risaputo il luogo più decentralizzato del mondo. Perché mentre se vai in Francia hai Parigi assorbe praticamente la maggior parte degli arrivi della Francia. La Francia è il primo paese al mondo per gli arrivi, sono più di 80 milioni. Tutto sommato basta in qualche modo centralizzare, visto che gli arrivi sono centralizzati, i servizi, e hai, come dire, risolto il problema. L'Italia no, l'Italia non ha questo. Ha tantissime regioni, ha, come abbiamo visto, all'interno delle regioni delle città d'arte, ma poi lontano da queste città d'arte luoghi altrettanto straordinari. E allora le opportunità dove stanno? Secondo me le opportunità stanno nella decentralizzazione, quindi in qualche modo nella democratizzazione dell'ospitalità, laddove ovviamente in qualche modo non c'è neanche un'alternativa spesso, perché non avrebbe senso costruire un hotel in un luogo comunque
nel mezzo del nulla, ma se abbiamo già degli appartamenti, e questi appartamenti sono vuoti, e l'abbiamo visto, perché l'85% di quei 3 milioni e mezzo di case non sono affittate, allora vengono subito fuori i soliti noti, no? Perché hai la Toscana estremamente decentralizzata, luoghi stupendi sparsi su tutto il territorio, hai il Lazio che ha la parte costiera, ha la città d'arte, ma anche tutti i laghi intorno, ha insomma qualcosa di straordinario intorno, che però deve essere valorizzato. Hai il sud, io vengo da Lecce, come potrete immaginare dal mio accento, e il sud ha questo problema, gli hotel sono pochi, ed è una regione estremamente stagionalizzata, pian pianino si sta destagionalizzando, e questo lo vediamo noi anche che in qualche modo conosciamo bene il sud, il Salento. Però non possiamo, no, in qualche modo fare un investimento prima che arrivino i flussi. E allora c'è sempre un cane che morde la coda, perciò bisogna sfruttare di più quello che si ha già. E quindi tutte queste seconde case possono essere messe a disposizione. Se dovessi dire cosa non è stato ancora esplorato, beh, allora su Firenze e la Toscana ci stiamo già lavorando, su Roma, su Venezia, su Milano ci stiamo già lavorando. Per Expo 500.000 di persone hanno soggiornato su Airbnb solo insomma durante il periodo di Expo. Quindi cosa manca? Il sud. Manca il sud perché hai il Salento, hai la Calabria, ma poi hai la Sardegna, quindi che non è sud però comunque è molto stagionalizzata, tutta quella parte lì ha un'ottima cultura dell'accoglienza, ha tantissime seconde case, in qualche modo la sharing economy, l'home sharing può far esplodere il potenziale turistico che oggi in qualche modo è bloccato. Poi se posso fare una lanciare ovviamente no, anche un tasto, qualcosa che va risolto, ecco, avere 20 leggi regionali diverse sul turismo non aiuta per niente. Quando mi chiedono voi dove siete basati, mi chiedono, no? Dov'è l'ufficio? Ecco, l'ufficio è sul Frecciarossa, Milano, Firenze, Roma, perché non è possibile stare in un luogo solo, perché Milano non è insomma, no, il luogo fondamentale, perché devi coprire tutta una serie di territori per coprire l'Italia. E allora è vero che il ministro Franceschini ne ha parlato, ha detto vorremmo in qualche modo vedere il capitolo quinto, rivedere le competenze delle regioni, eccetera. Quindi forse la strada imboccata è quella giusta. Però in qualche modo non possiamo neanche solo aspettarci che sia lo Stato a valorizzare il patrimonio che abbiamo. E quindi la sharing economy lì può aiutare a costo zero, e probabilmente il sud è qualcosa che ancora va esplorato meglio. Ho una domanda, faccio io una domanda. Mi sostituisco al tavolo degli esperti che sta già preparando un altro paio di domande. Ed è un po' per tutte e due, sia per Matteo ma anche per April. In questi giorni, tornando dagli Stati Uniti dalla Focusrite Conference, ho visto che sta nascendo un nuovo aggettivo, cioè che molti cominciano a chiamare la sharing economy in due modi diversi. Quindi la sharing economy di Airbnb, Uber, HomeAway viene chiamata access economy perché c'è oggettivamente comunque uno scambio di denaro, e viene distinta da quella che molti chiamano la vera sharing economy, che è lo scambio delle case alla pari, home exchange, Intervac o quant'altro, e per certi versi anche BlaBlaCar. Che ne pensate di questa divisione? Cioè è qualcosa che va fatto o è una differenza non sottile per alcuni il fatto che appunto alla fine voi siate una compagnia, una public company che in questo momento molto molto forte, e che lo chiederò domani, Expedia e Booking per certi versi è considerato il loro maggior concorrente. Secondo me April come esperto può darci qualche illuminazione e poi io vi do il punto nostro specifico. Perfetto. Sì, se vuoi. Allora, devo dire che infatti oggi, in questi giorni, sentiamo le parole sharing economy, economia collaborativa, economia d'accesso, peer economy, l'economia di fiducia, eccetera, eccetera. Ci sono, non so, una ventina di nomi, nessuno dei quali è perfetto, ma tutti dei quali sono validi in qualche senso. Allora, io definisco la sharing economy come un'economia che è basata su tre principi fondamentali. Uno, l'utilizzo o il sottoutilizzo delle risorse. Due, il decentramento. E tre, relazioni e fiducia. E
E il terzo principio che veramente dà la sharing economy valore. E questo qui, noi possiamo dibattere questo tema tutto il giorno. Secondo me, a me piace molto un ride sharing, una piattaforma di ride sharing come Uber, perché è molto efficiente, è molto utile, la tecnologia è molto utile. Comunque loro si concentrano sulla comunità, sulle relazioni? No. Quindi possiamo discutere se fa parte della sharing economy o no. Mentre piattaforme come Airbnb, altre piattaforme, per esempio c'è Gnammo qui in Italia, anche EatWith e Social Eating, piattaforme che riuniscono le persone e si permettono persone di incontrarsi in nuovi modi, di condividere un interesse in comune, eccetera. Questi sono veramente fanno parte della la sharing economy, diciamo, più forte, più con radici a lungo termine. E quindi per me, certo, la sharing economy come un term è un po' troppo ampia, ma possiamo analizzare le piattaforme in una maniera, con una struttura che ci dà un senso di dove c'è il più valore. E per me il valore è con la comunità, con le relazioni, con la fiducia. E quindi in questo senso Airbnb è un leader anche degli obiettivi a lungo termine. Abbiamo anche il tavolo degli esperti. Io non sono un economista, ma vivo in un mondo di economisti. Secondo me quello che hai appena detto sono definizioni di economia classica. Di sharing non c'è niente. Io vedo un marketplace dove io ho della roba da vendere e qualcuno la compra. Ma la discussione sarebbe lunga. Detto ciò, e quindi poi questo sharing è molto fashionable, però in realtà non c'è niente di sharing. Io non condivido assolutamente nulla. Ti rispondo. Metto a disposizione parte delle cose che posso vendere e qualcuno le compra. Sharing è un'altra roba. Ok, ti rispondo. Ma innanzitutto hai toccato uno dei tre aspetti, però apri le citava tre. Innanzitutto hai, da un lato, il condividere qualcosa che non stai utilizzando. Non perché condivido, vendo la parte non utilizzata. Non condivido, vendo la parte che non utilizzo. Ma questo lo fa qualunque azienda. No, le aziende producono qualcosa per venderla. Se tu vendi qualcosa che non utilizzi, abbiamo creato qualcosa di diverso. Due, sharing economy. Non è sharing, come dire, e basta. Sharing economy. Però il problema qual è? Se ci concentriamo solo sul fatto che ci sia uno scambio economico o no, perdiamo tutto il resto. Il denaro è quello che avvia tutto il processo, che sennò non è un'economia. Quale economia non si basa sullo scambio di denaro? Ma quali sono i principi di questa economia? Li ha citati prima lei. Io aggiungo che sostanzialmente se questi principi poi, come dire, vengono adottati al 100%, allora è un'azienda di pura sharing economy e c'è anche il discorso della condivisione tra pari senza scambio economico. Che è fantastico, come dire, non c'è, cioè, magari è bellissimo, ci sono già aziende che lo fanno. Non vedo però cosa vorrebbe dire che se c'è uno scambio economico si sminuisce tutto il resto. Attenzione, se diciamo questo abbiamo perso dei passaggi importanti. Non sto sminuendo, sto solo dicendo che quel termine è molto fashionable, ma è totalmente sbagliato. Tu dici condivido una roba che è in più, in realtà io sto vendendo una risorsa, che sia in più o in meno non frega niente a nessuno. Io vendo. È un problema invece. Immaginati, ti faccio un esempio. Studiatevi un po' di economia allora. E allora ti faccio un esempio. Io vendo qualcosa, che poi quello sia il tutto o parte di quello che ho, è un fatto. Allora facciamo un esempio sul car sharing. L'industria automobilistica produce tantissime auto. Peccato che ci siamo resi conto che i consumi stanno diminuendo terribilmente. Perché ci sono degli ottimi motivi. Ma sono due robe diverse. Guarda, ti finisco la risposta. Da un lato hai la produzione di auto per il mercato. Dall'altra hai la condivisione dello stesso bene
Quindi con un'auto la utilizzano tantissime persone, perché se quell'auto la utilizzasse una sola famiglia resterebbe inutilizzata per un sacco di tempo. Se invece utilizziamo Car2Go, eccetera, la stessa auto la utilizzano molte più persone. Siamo d'accordo che è sempre un bene, siamo d'accordo che c'è sempre uno scambio economico, ma i principi sono molto diversi. E se posso dare due parole brevi? Grazie per la domanda, perché io incontro le domande difficili tutti i giorni nel mio lavoro. E voglio tornare a questo aspetto della comunità. Nell'economia anteriore, l'economia tradizionale, diciamo, l'economia di proprietà, certo, lei mi vende qualcosa, io sono il proprietario di questa cosa, abbiamo creato una comunità? No. Io forse non la vedo più nella mia vita, mentre io e non, maybe it's not a surprise, che uso molte piattaforme della sharing economy, includendo Airbnb, ma anche car sharing, ride sharing, food sharing, clothes sharing, tool sharing, the list goes on. E devo dire che io ho incontrato più persone nel mio quartiere tramite le piattaforme di sharing che ho incontrato tramite la scuola, che ho incontrato tramite amici. Veramente ho creato una comunità intorno a me, persone che non conoscevo prima, e questo mi mancava ancora mi manca nella comunità tradizionale. E quindi questo per me è un aspetto molto sottile ma molto importante. E allo stesso tempo devo dire che nel futuro io spero che possiamo raggiungere il momento nel futuro quando questo non è il sharing economy come qualcosa diversa, come qualcosa alternativa, come qualcosa altra, ma anche fa parte dell'economia mainstream, che un modo da fare. Grazie mille, cose. Noi abbiamo una schedule molto stretta, sì. Grazie a Matteo e grazie ad April grazie. E ad Airbnb.